dare all'uomo schiavo del peccato la libertà dei tuoi figli. Umilmente ti preghiamo per questa bambina, che dovrà lottare contro ogni forma di male. Per la potenza della morte e risurrezione del tuo figlio, liberala dal potere delle tenebre, rendila forte con la grazia di Cristo e proteggila sempre nel cammino della vita, per Cristo nostro Signore. Ti ungo con l'olio, segno di salvezza, ti fortifichi con la sua potenza, Cristo Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Puoi portare, grazie. Va bene così? Sei stata brava. Adesso tu puoi accompagnarmi. Sì. Adesso facciamo la benedizione dell'acqua. L'acqua per il suo battesimo, voi state lì, prima la benediciamo. Fratelli carissimi, preghiamo Dio onnipotente perché questa bambina, che è così brava, rinasca la nuova vita dall'acqua e dallo Spirito Santo. Per questo noi preghiamo e diciamo: gloria a te, Signore. Gloria a te, Signore. Benedetto sei tu, Dio, Padre onnipotente, hai creato l'acqua che purifica e dà vita. Gloria a te, Signore. Benedetto sei tu, Dio, unico Figlio, Gesù Cristo. Hai versato dal tuo fianco acqua e sangue perché dalla tua morte e risurrezione nascesse la Chiesa. Gloria a te, Signore. Benedetto sei tu, Dio, Spirito Santo. Hai consacrato il Cristo nel battesimo del Giordano perché noi tutti fossimo in te battezzati. Gloria a te, Signore. E ora, Signore, benedici quest'acqua per il battesimo di questa bambina che tu hai scelto e chiamato la nuova nascita nella fede della Chiesa perché abbia la vita eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Cari genitori, padrino, madrina, la vostra bambina sta per ricevere il battesimo. Nel suo amore Dio le darà una vita nuova, rinascerà dall'acqua e dallo Spirito Santo. A voi il compito di educarla nella fede, perché la vita divina che riceve in dono sia preservata dal peccato. Se dunque in forza della vostra fede siete pronti ad assumervi questo impegno, fate memoria del vostro battesimo e rinnovate la vostra fede. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e a tutte le sue seduzioni. Adesso il credo. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì, fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Grazie. Qui ho bisogno di scendere. Lei, signora, che è la madrina, qui asciugherà. Va bene. Cari genitori, volete dunque che Luce riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì. Allora salite nel fonte. Adesso mi togli la coroncina stupenda. Qui c'è l'acqua per te. Avverte il pericolo, ma non c'è nessun pericolo. Luce, io ti battezzo. La bagno un po'. Forza. Io ti battezzo nel nome del Padre, nel nome del Figlio e nel nome dello Spirito Santo. Amen. 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 Bravo. Bravo. Non asciugarlo un po'. Brava Luce, guarda, mi guarda con simpatia, grazie. Ah, hai fatto il bagnetto, eh? Che bella che sei. Vedi che è una bella cosa il battesimo. Ci ha fatto un bel sorriso, grazie signora. Brava Luce, brava. Non è finito tutto, se ti tormentiamo ancora, eh? Guarda che bella. Sulla fronte con olio profumato, per Cristo.
E il cammino della vita, lavati, profumati, rivestiti, illuminati, è tutto quello che faremo adesso, eh? Fortificati prima, rinnovati con l'acqua fresca, profumati della vita, no? Allora preghiamo con l'olio crismale. Pietro sta vicino a me, così, prima facciamo la preghiera. Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, ti ha liberato dal peccato e ti ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, unendoti al tuo popolo, la Chiesa, egli ora ti consacra col crisma di salvezza, perché inserito in Cristo sacerdote e profeta, tu sia sempre membro del suo corpo per la vita eterna. Amen. Tenere vicine le sue persone, le rende, come abbiamo detto adesso, sacerdote, re, profeta, cioè sua proprietà con tanti doni. Cioè ci tiene legati a sé, ma ci dà tanti doni perché noi possiamo essere per tutti. È una cosa meravigliosa questa. Però adagio adagio lo capirai quando scoprirai i tuoi carismi, che saranno tanti. Adesso la veste di angelo. Luce, ti sei, ricevi questa veste bianca, sei diventata una nuova creatura, ti sei rivestita in Cristo. Questa veste bianca sia segno della tua nuova dignità, aiutata dalle parole e dall'esempio dei tuoi cari, portala senza macchia per la vita eterna. Amen. Amen. Adesso tu devi stare attento al tuo papà, eh? Stare attento molto al tuo papà. Non sarà capace, no, di accendere questo candela al cielo pasquale. Guarda, guarda, vedo l'ora. Prego dei dubbi, no? Vedo papà. Bravo, bravo. Lo fa con nonchalance, con libertà, scioglienza. Complimenti, complimenti. Grazie. Guarda, la luce di luce. Il papà te l'ha portata, ha fatto una fatica enorme, ha scalato montagne per giungere qui. Bravo. Guarda la luce, guarda. Il tuo papà com'è bravo. A voi genitori, a voi padrini e madrine è affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che la vostra bambina viva sempre illuminata da Cristo come, Cristo come figlia della luce. Già, ha questo nome, figlia della luce, illuminata. Sai che tu hai un nome battesimale? Sì? Un nome battesimale? La madrina, per esempio, sì. Senti, Luce. Adesso... Ecco. Viva sempre come figlia della luce. Vado incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno. Non ho sentito. Ti abbiamo visto. Vado, vado. In corso. Signore Gesù, che pensi di parlare così, ti dia di ascoltare presto la sua parola e professare la fede. Lei si nasconde. Confarmi, Marco, ti prego. Sei la luce tu, eh? Sei la luce tu.
Aspettiamo il papà. Un accendino non ce l'ha nessuno. Non si può, signora. Lo so, lo so. Lo so. Ma da che parrocchia viene? No, guardi, io che non faccio ancora. Io sono una catechista. E se lei parla di accendini, la scomunico. Lo so, però. No, però, siccome si spegne continuamente. No, non è mai successo. Ecco, bravo, così va bene. Bravissimo papà, grazie. Perché la dobbiamo tenere accendiamo dietro l'altare. Vedrai non si spegne. Andiamo dietro l'altare, la sai. Voi state qui. Sì. Papà e mamma gli altri stanno. Un po' la spegna. Papà e mamma. Adesso non si spegne più. Stai sereno. Stai sereno. Fratelli carissimi, questa bambina, rinata nel battesimo, viene chiamata realmente figlia di Dio. L'abbiamo portata qui perché i suoi genitori la aiuteranno nel cammino della fede fino alla comunione, alla cresima, no? La porterete. E tra l'altro siete parrocchiani di questa parrocchia, abitanti a Croaro. Allora adesso noi preghiamo per te la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debiti, non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Non preoccupate. Adesso facciamo una benedizione alla mamma, che dovrà avere tanta forza per far crescere nel bene, e quindi chiediamo al Signore che benedizione, che aiuti. Dio onnipotente, che per mezzo del suo figlio nato dalla Vergine Maria ha dato alle mamme cristiane la lieta speranza della vita eterna, gli toglie l'impurità del padre. Una volta si chiamava così, ti ricordi? Così con la sua bambina viva sempre il rendimento di grazie in Cristo Gesù nostro Signore. Una benedizione al papà, Dio onnipotente che dona la vita nel tempo e nell'eternità, benedica il papà in questa bambina, insieme con la sua sposa, sia per la figlia il primo testimone della fede, con la parola e con l'esempio. In Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. E su tutti noi scende la benedizione. Dio onnipotente, che ci ha fatto rinascere la vita nuova dall'acqua e dallo Spirito Santo, benedica voi tutti, perché sempre e dovunque siate membra vivi del suo popolo, in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. E vi doni la sua pace, Dio onnipotente, Padre, Figlio, Spirito e Spirito Santo. Santo. Amen. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. La nostra celebrazione è terminata, facciamo un applauso a Luce. Guarda quanta gente per te, tutti per te, tutti bravissimi, tanti bambini, così ne sono. Andiamo a fare due firme con il padrino madrina, poi arriviamo.